Già tanti turisti hanno potuto riapprezzare la fontana di Piazza Grande con l'acqua grazie alla riapertura dell'acquedotto Vasariano, fortemente voluto dalla Fraternità dei Laici, che ha chiesto al comune proprio la riapertura anche per capire bene dove sono le falle, dove sono le perdite di acqua e così poi poter intervenire nel migliore dei modi. Stamani mattina in Piazza Grande credo che ci sono state alcune centinaia di persone durante tutta la mattinata in gruppi separati e susseguenti in piazza e tutti quanti si sono fermati a fotografare la fonte che zampillava acqua e che dava quel suono dell'acqua all'intera piazza. Ieri abbiamo fatto la prova da carico idrico e poi abbiamo verificato che c'è una perdita su un'arcata, però in tutte le altre arcate vanno bene, l'acqua è costante e continua, quindi la fonte funziona, quindi il sistema acquidotto è adeguato, dopo 400 anni funziona ancora. Che insomma rende merito a chi l'aveva poi realizzato. È stato realizzato dai magistrati della fine del 500 e del 1600 come opera di misericordia, dare acqua agli assetati e quindi ha un valore simbolico e poi quell'acqua lì garantì anche uno sviluppo demografico delle abitazioni e del popolo di Arezzo, nonché poi fu utilizzata quell'acqua per tutte le attività economiche della città. Insomma, noi dobbiamo ritrovare l'acquedotto Vasariano con riconoscenza perché è veramente una pagina storica della nostra città. Quindi la perdita l'avete più o meno circoscritta, ci saranno interventi diciamo ingenti o servono soltanto ecco, dei ritocchi per risolvere queste perdite? Il lavoro di restauro è previsto, entro giugno si parte con i lavori, quindi sono stati già finanziati tutto il progetto. Io sono una persona concreta come tutti gli aretini, Arezzo non ha bisogno di polemiche, Arezzo ha bisogno di fatti concreti. Siamo tutti d'accordo nel restaurare, nel recuperare l'acquedotto Vasariano? Sì. Siamo tutti d'accordo nel riportare l'acqua in Piazza Grande? Sì. E allora andiamo avanti, io sono una persona concreta, desidero portare insieme col magistrato atti concreti, io faccio quello che occorre fare, cioè recuperare l'acquedotto Vasariano e riportare l'acqua in Piazza Grande.